Allora, consigliere, oggi una manifestazione straordinaria, non si erano mai visti tanti giovani, tanti bambini, tanti docenti, tutti insieme per dire una sola cosa: difendiamo l'ambiente. Sì, quello che mi ha stupito di più non è il numero dei partecipanti, quanto la qualità della partecipazione. È evidente che i ragazzi avevano studiato, si erano preparati, hanno fatto uno sforzo creativo, ma anche uno sforzo di riflessione. E si evince da tanti slogan che si sentivano, dai cartelli, ma anche dalla convinzione, dalla compattezza, un corteo senza sbavature, senza intromissioni, nessuno ci ha messo il cappello sopra, perché questa è una cosa nuova, è una cosa nuova che nasce al di fuori di qualsiasi logica e strategia di parte. È un tema che unisce l'umanità e soltanto chi non capisce di stare sulla stessa barca degli altri può fare negazionista oppure negarne l'evidenza. Il compito delle istituzioni è quello lì di stare attenti ai movimenti che ci sono nella società, ma soprattutto ascoltare la scienza, soprattutto avere una visione complessiva per mettere a sistema tutto ciò che può essere utile in questo momento, non tanto a contrastare e non soltanto a contrastare il cambiamento climatico, ma a far sì che questo contrasto nasca dal basso, sia condiviso da miliardi di persone, perché non saranno le decisioni apicali a salvare il pianeta, sarà il mutamento del modello che nascerà dal mutamento delle richieste della gente. Come città metropolitana noi abbiamo un ufficio articolato, trasversale, che si occupa di ossigeno bene comune. Abbiamo una delibera che ha dichiarato l'emergenza climatica all'interno della nostra città metropolitana, il che significa che nessuna delibera può essere approvata se non contiene al suo interno il bilancio ambientale. Questo è uno sforzo enorme che va al di là degli investimenti che pure abbiamo fatti, è molto pesante sulla riforestazione del nostro territorio, che prevedono l'impianto di ulteriori 3 milioni di alberi in 3 anni nel nostro territorio. È qualcosa di molto più profondo, che significa saldare la politica al nucleo profondo di una nuova etica, che è la etica della condivisione, della solidarietà e della giustizia climatica.